Da venditore ambulante a campione italiano di boxe. È la storia straordinaria di Muhammad Ali Ndiaye, raccontata nel libro Mi chiamo Muhammad Ali, che sarà presentato oggi a Capodorlando presso la biblioteca comunale. La domenica mattina, inoltre, chi vorrà potrà allenarsi con il campione in maniera totalmente gratuita. Riscaldamento, base di pugilato, addominali e allungamenti con vista mare presso la piazzetta nei pressi del Cineteatro Rosso di San Secondo. Prima di vincere ho vissuto duramente, come ogni inizio è dura a volte, perché sono stato clandestino. L'importanza di questo libro che è bella perché c'è scritto: nessuno può fermarti se decidi di lottare per realizzare un sogno. Sono stato clandestino, un venditore ambulante sul tetto dell'Italia. Quindi dal 2000 sono arrivato in Italia senza documenti, senza permesso di soggiorno, fino al 2002 che è stato cambiato tutto. Dopo aver avuto i documenti per famoso permesso di soggiorno, e da lì comincia il mio percorso a fare il primo incontro. Avevo anche perso con tutti gli ostacoli che ho avuto, fino al 2004, dove sono stato il primo campione italiano del Senegal, vincendo a Madaloni contro il mio avversario Andrea Di Luisa a Napoli. Hai raggiunto il tuo sogno, ma hai lottato duramente. Sì, le difficoltà non possono mancare, perché questa è la vita, il percorso della vita, niente è gratis, devi soffrire, devi darti da fare, i sogni devi realizzarlo con darti da fare, non puoi stare a casa e avere tutto. Stasera, grazie al comune di Caporlando, grazie a Valentina Gerarci, la Rachele, e Antonio, che mi ha dato questa possibilità di poter venire qui a raccontare la mia storia. E stasera invitiamo tutta la cittadinanza per sentire un bambino, un ragazzo dal Senegal, Mohamed Alindiaye, classe 79, che dal Wukompra sul tetto dell'Italia. Ali si fa fautore di un messaggio veramente positivo, che è quello dell'importanza di credere in un sogno, in una storia che può effettivamente incontrare tante difficoltà, e quindi un bel messaggio di determinazione. Vi aspettiamo questa sera alle 19 presso la biblioteca di Capodorlando, e domani alle 10 nei pressi del Cineteatro, per un allenamento libero che il nostro campione ci offrirà.